Buongiorno a tutti, sono Mauro Morlino, titolare della Metro Quadrato Studio Immobiliare e oggi vi presenterò una casa in Collina Torino, precisamente a Cavoretto in via Foccardo 5 e di 180 metri quadrati. Adesso vi farò vedere l'interno. Ecco, seguitemi così vedremo la casa. Eccoci all'interno della casa e siamo principalmente nel soggiorno che affaccia direttamente sul giardino della casa. Da questo soggiorno abbiamo l'accesso al piano superiore dove ci sono le camere da letto, un bagno del piano, e poi abbiamo qua una cucina, completa dove è anche possibile mangiare, una cucinotta completa. Anche se il grande vantaggio è la parte esterna della casa che si accede da questa porta. Qua siamo nel giardino adesso della casa, che è un bel giardino bello ampio, che vediamo piantumato anche con un piccolo camminatoio con un piccolo gazebo, e la proprietà continua ancora con un altro giardino sotto qua sotto, che è un'altra zona verde dove uno può creare un piccolo orto o un piccolo giardino aggiuntivo. E questa è la casa vista dall'esterno. La casa è stata ristrutturata negli anni 2000 come facciate ed è in ottimo stato. E qua siamo al fondo del giardino al piano della casa. Qua sotto abbiamo un altro giardino dove attualmente c'è un ciliegio. Purtroppo in questo momento della stagione non sono ancora fioriti, ma sarà un posto sicuramente ottimale per poter leggere un libro e ammirare la vista sulla città. Adesso abbiamo visto la zona giorno, adesso andiamo a vedere la zona notte, che è praticamente su di qua. Siamo adesso nella zona notte dove troviamo le due camere da letto e il bagno. Di qua abbiamo la prima camera da letto, quella matrimoniale, dove abbiamo un ampio spazio con due finestre e una portoncina di un balcone. Qua abbiamo un balcone e invece adesso andiamo all'altra camera da letto e al bagno. Ecco qua il bagno, un ampio bagno con vasca e doccia. E una cosa molto importante, anche la finestra. Di qua abbiamo invece la cameretta che ha il suo balconcino con una vista su tutto il giardino, come potrete notare. Allora, adesso siamo nell'ultima zona della casa che è la soffitta, il sottotetto che è un ampio locale non abitabile, ma un ottimo posto per creare un'area giochi o un ambiente ricreativo per la famiglia. Il giro della casa adesso è finito. Vi do una piccola descrizione: stiamo parlando di una casa su tre livelli, dove al piano terra abbiamo un soggiorno con la cucina e un bagno, al primo piano due camere da letto e un altro bagno, e un piano sottotetto mansardato, che completa la proprietà. Un giardino esclusivo, completano la proprietà, sono praticamente 180 metri di appartamento, 60 metri per piano. E se foste interessati a visionare l'appartamento o avere informazioni aggiuntive, potete contattare il numero in sovrappressione.